Bentrovati, questa è la rubrica Il cittadino protagonista, ove il protagonista, come spero ormai ricordiate, non sono io, ma ciascuno di voi che pensi con la propria testa e non con la testa degli altri. L'argomento all'ordine del giorno è questa invasione di questi poveracci che è provocata da tutti i trafficanti che stanno guadagnando cifre enormi. Se voi pensate che ciascuno di questi poveretti paga 3.000-4.000 euro, immaginate quando sbarcano 3.000-4.000 persone, quanti soldi sono andati a questi trafficanti di carne umana. E ciò perché dalla Tunisia, soprattutto, da dove partono tutte queste centinaia di barchini più o meno grandi, non ci sono sufficienti controlli. Nonostante, ve lo ricordo, ma penso che voi lo sappiate, nonostante la nostra Presidente del Consiglio sia andata a Tunisi, abbia fatto un protocollo, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è andata a Tunisi, ha detto che l'Unione Europea avrebbe subito mandato 150 milioni di euro per pagare gli stipendi, più altri 100 milioni dopo. Ebbene, la Commissione Europea non ha mantenuto la parola, l'Europa non ha mantenuto la parola. Allora, se voi mettete insieme il fatto che la Commissione Europea non ha mantenuto la parola, che la Francia e la Germania hanno bloccato i passaggi dalle relative frontiere di questi immigrati, e che le nazioni del nord Europa sono contrarie a qualunque forma di accettazione di questi immigrati, potete ben comprendere come l'Italia sia isolata, ed è isolata perché c'è un governo di centrodestra, può anche darsi, ma resta il fatto che l'Italia è isolata, non perché c'è un governo di centrodestra, e quindi non c'è in Europa quella solidarietà che ci dovrebbe essere in una vera unione. È un'unione sulla carta, ma poi in effetti questa unione non c'è. E intanto questi immigrati continuano a venire e non sappiamo dove metterli. Oggi a Catania ne arriveranno 800, ma stanno disperatamente cercando di collocarli, ne hanno mandati in Piemonte, è successo l'incidente che avete sentito poche ore fa, nel pullman con morti, e non sanno più dove metterli, perché migliaia stanno veramente invadendo il paese. Un sondaggio di questa mattina dice che il 60% dei cittadini è contraria a questa immigrazione forsennata, e però bisogna trovare il mezzo per bloccarla, ma bloccarla all'origine. Non si può bloccare allo sbarco, perché quando questi poveracci sono in mezzo al mare bisogna necessariamente salvarli. Io penso che molti di voi saranno di questa opinione, ma se qualcuno fosse di opinione diversa, per favore scrivete al qds.it o al Quotidiano di Sicilia, e io nella qualità di direttore vi risponderò molto volentieri. Alla prossima.